Quando nel 1494 Cristoforo Colombo approdò in Giamaica, rimase così colpito dalla sua natura incontaminata che descrisse quella terra appena scoperta come la più bella isola che l'occhio umano abbia mai veduto. L'esploratore genovese rimase affascinato dalla sua varietà di specie animali, in particolare di pappagalli, che raccontò essere di gran lunga i più begli ornamenti di tutta la foresta oscura. Anche il botanico francese Jean-Baptiste Dutertre racconta della loro bellezza. Nel 1654, infatti, descrisse Yara delle Indie Occidentali come la più bella vista al mondo. Una ricerca del 2001 riporta che prima della loro colonizzazione esistessero nelle Antille circa 15 specie di Yara, distribuite nelle varie isole, da Cuba alla Giamaica e da Guadalupe alla Martinica. Oggi le 15 specie sono tutte estinte. Alcune di queste sono diventate famose e la loro esistenza è stata riccamente documentata, come l'ara di Cuba, per esempio. Le storie di altre aree delle Antille sono invece più misteriose e a volte sembrano più dei miti che delle vicende realmente accadute. Tra queste aree misteriose troviamo la protagonista della puntata di oggi, un pappagallo unico, la cui dubbia esistenza ha dato vita ad accesi dibattiti e la cui storia è certamente una delle più avvincenti nel grande libro delle scienze naturali. Oggi, a Istinti nei dipinti, parleremo dell'ara di Goss. Per conoscere a fondo la storia dell'ara di Goss, dobbiamo partire da un luogo e un anno ben precisi. Era il 1765 quando un tale, di nome Mr. Odell, spara ad un'ara rossa sulle montagne di Hanover Parish, 10 miglia ad est di Lucea, poco lontano da Montego Bay, in Giamaica. L'esemplare venne successivamente imbalsamato. Nello stesso anno venne pubblicata dal tenente L.J. Robbins una serie di dipinti intitolata The Natural History of Jamaica. In una illustrazione di quella serie fa la sua comparsa un'ara rossa e blu con le piume della nuca gialle. Secondo alcuni sarebbe un ritratto di un'ara rossa di Cuba, altri invece sostengono che sarebbe la prima raffigurazione di un'ara di Goss. 3 anni dopo, nel 1768, un certo dottor Anthony Robinson esamina l'esemplare imbalsamato che Mr. Odell aveva ucciso e lo descrive dettagliatamente. La parte basale della mandibola superiore è nera. Da metà fino alla punta il becco diventa grigio cenere. La mandibola inferiore è nera. Solo la punta è grigio cenere. Fronte, occipite e nuca sono giallo brillanti. Guance, contorno occhi, parte laterale del collo e schiena sono di un bel rosso scarlatto. Le copritrici alari e il petto sono invece di un rosso sanguigno. Alula e penne primarie sono invece di un azzurro elegante. Le zampe, mancanti, dovevano essere nere. La coda, infine, è rossa con sfumature gialle. L'esemplare imbalsamato sparì di lì a poco e probabilmente andò distrutto. La storia dell'ara rossa di Odell e Robinson sembrava aver raggiunto la sua fine. Ma nel dicembre del 1844, quindi quasi 70 anni dopo, la vicenda ebbe un risvolto molto importante. Proprio in quel periodo, il giovane naturalista, allora trentenne, Philip Henry Goss, arrivò in Giamaica per trascorrere del tempo al servizio del collezionista Hugh Cumming. Durante il suo soggiorno, che durò fino a luglio del 1846, Goss si buttò anima e corpo nello studio della biodiversità dell'isola. Descrisse infatti svariate specie endemiche di rettili e soprattutto di uccelli. Questa sua attività, unita alla pubblicazione nel 1847 del libro Birds of Jamaica, gli fecero guadagnare il titolo di padre dell'ornitologia giamaicana. Durante i suoi studi ai Caraibi, Goss venne a contatto con la descrizione che Robinson aveva fatto dell'ara rossa della Giamaica e la studiò a fondo. Notò che il pappagallo descritto era diverso dall'ara rossa di Cuba e probabilmente si trattava di una specie ancora sconosciuta. Formulò quindi una sua descrizione dell'animale e lo nominò ara testa gialla, etichettandolo come molto raro.
Goss si sorprese anche del fatto che né Hans Sloane, un naturalista che visse in Giamaica dal 1687 al 1688, né Brown nel 1756 nominarono questo misterioso pappagallo nelle loro pubblicazioni. Nel 1846 Goss lasciò la Giamaica e l'anno dopo, nel 1847, venne pubblicato il libro Birds of Jamaica, un volume che riassumeva le scoperte naturalistiche di Goss nell'isola caraibica. Quello fu il primo momento in cui la storia del misterioso ara di Mr. Odell uscì dalla Giamaica e venne diffusa nel mondo. Da allora l'ara della Giamaica divenne un caso di studio per naturalisti e zoologi internazionali, uscendo così dalla sua condizione di racconto e fatto di cronaca locale. Fu però all'inizio del Novecento, quindi quasi 60 anni dopo che l'ara della Giamaica era stata descritta come ara testa gialla da Goss, e quasi dopo 150 anni dall'episodio di Mr. Odell, che la specie prese la sua forma e denominazione definitiva. Nel 1905, infatti, venne scritto dal barone Walter Rothschild, zoologo e bancario, il celebre libro Extinct Birds. In questo famosissimo libro è contenuta anche la descrizione dell'ara rossa abbattuta da Mr. Odell nel 1765 e descritta successivamente da Robinson e Goss. Rothschild nominò la specie Ara gossei, ovvero Ara di Goss, proprio in onore del famoso naturalista che la descrisse. Il libro venne pubblicato nel 1907 e grazie a lui la lunga e misteriosa storia dell'ara di Goss, cominciata in una foresta giamaicana 152 anni prima, giunse fino a noi e la sua immagine si diffuse anche al di fuori degli studi dei naturalisti e degli zoologi. Joseph Smith realizzò una dettagliata illustrazione dell'ara di Goss basandosi sulla descrizione del suo scopritore. Ora, l'ara di Goss non era solo stata ufficialmente descritta e pubblicata in documenti scientifici. Aveva anche un'illustrazione approvata dagli studiosi. Era iniziata così la sua iconografia ufficiale. Questa storia presenta due fatti davvero sorprendenti. Il primo è che l'intera esistenza di questa specie è basata su un reperto che è andato distrutto, la testimonianza oculare scritta di 4 uomini in totale ed una sola illustrazione effettuata a 150 anni dall'avvenimento dei fatti. Il secondo è che, come prove dell'esistenza dell'ara di Goss, ci sono solamente un dipinto, che è quello di Smith, che nel frattempo è diventato quasi un'immagine sacra, e una decina di righe della descrizione del dottor Robinson. Tutto il materiale che garantisce l'ufficialità di questa specie è limitato a questi due reperti. Adesso però necessitiamo di una piccola pausa per tirare qualche conclusione. Quando ho studiato il raro materiale per questo video, sono arrivato a questo punto e mi sono chiesto: ma è mai esistito l'ara di Goss? Perché a prima vista non ci sono molte prove concrete della sua esistenza. Tutto è basato su poco più che speculazioni. E quando poi ho scritto il copione di questo video, mi sono trovato davanti a un bivio. Da una parte potevo chiudere questo focus con delle risposte certe. Dall'altra parte mi trovavo costretto, per etica personale, ad optare per un finale aperto. Data la mancanza di prove a sostegno sia della tesi che vuole l'ara di Goss come una specie realmente esistita, sia di quella secondo cui l'ara sarebbe stata una specie inventata, nata da ripetuti errori di trascrizione ed insufficienza di reperti, alla fine ho optato per tutte e due i finali. Quindi, se tu che stai ascoltando sei alla ricerca di un finale con delle risposte certe, per te il video finisce qui, con questa conclusione. Ara di Goss oggi non esiste più. Se invece sei curioso di scoprire tutti i retroscena e i possibili scenari del finale aperto di questo video, ti propongo queste 5 potenziali soluzioni al mistero dell'ara perduta. La prima: ara di Goss era una specie endemica della Giamaica, rimasta quasi sconosciuta fino alla sua estinzione, avvenuta nel 1765 con l'uccisione dell'ultimo esemplare da parte di Mr. Odell. Seconda soluzione: ara di Goss sarebbe stato un esemplare di ara rossa di Cuba, il cui aspetto sarebbe stato modificato dal lungo telefono senza fili a cui l'esemplare di Mr. Odell sarebbe stato sottoposto. Il suo aspetto infatti passò attraverso un lungo processo di trasmissione delle informazioni. Prima di tutto l'esemplare non era vivo, ma era stato imbalsamato, quindi il primo processo che ha dovuto subire è stato quello dell'imbalsamazione e della seguente conservazione del corpo tassidermizzato in chissà quali condizioni. Del resto, quando il dottor Robinson descrisse l'ara uccisa da Mr. Odell, all'animale imbalsamato mancavano le zampe. Questo non è che fa ben sperare in delle condizioni di conservazione adeguate. L'animale imbalsamato venne poi descritto dal dottor Robinson a distanza di 3 anni dalla sua morte e l'interpretazione della descrizione di Robinson venne filtrata attraverso un'altra persona, appunto Goss, dopo 80 anni
dall'avvenimento dei fatti. Non dimentichiamoci infatti che Goss non vide mai l'esemplare che era stato ucciso da Mr. Odell e descritto da Robinson, in quanto l'animale imbalsamato era stato distrutto. La descrizione di Goss venne poi letta e interpretata da ancora un'altra persona, in questo caso Rothschild, che a distanza di 60 anni dalla descrizione di Goss e quasi 150 anni dalla descrizione di Robinson, pubblicò un'ulteriore descrizione sul suo libro Extinct Birds. Questo processo si sarebbe concluso con la finale interpretazione degli scritti da parte dell'illustratore che realizzò il dipinto, ovvero Smith. Un passaggio ed un conseguente filtraggio delle informazioni così lungo e difficoltoso porta con sé una grandissima quantità di potenziali errori. Basta solo pensare al gioco del telefono senza fili. Quanti più sono i passaggi da persona a persona, tanto più la parola suggerita è probabile che arrivi distorta. Soprattutto in un'epoca in cui tantissime cose che ci sono oggi e che diamo per scontate, come le fotografie a colori, i frigoriferi per conservare dei reperti e gli esami del DNA, non c'erano e quindi non potevano essere usati come veicolo di trasmissione di queste informazioni. Terza soluzione. Ara di Goss avrebbe potuto essere una sottospecie dell'ara di Cuba tipica della Giamaica. Secondo alcuni test, infatti, anche nella vicina isola di Hispaniola sarebbe stata presente una specie endemica di ara, molto simile in tutto e per tutto sia all'ara di Cuba che all'ara di Goss che viveva in Giamaica. Non è impossibile quindi che l'ara di Cuba, l'ara di Hispaniola e l'ara della Giamaica avrebbero potuto essere tre diverse sottospecie di ara tricolor, differenziatesi nell'aspetto dopo millenni di isolamento, ognuna nella rispettiva isola. Quarta soluzione. L'ara di Goss poteva essere un esemplare atipico di ara di Cuba, oppure un ibrido dello stesso con un'altra specie di pappagallo del continente, come l'ara Macao o l'ara militare. È infatti noto che in contesti di cattività alcune specie di ara si possano ibridare, dando vita ad esemplari dai colori piuttosto insoliti. È il caso per esempio dell'ara Catalina, ibrido tra ara Macao e ara giallo-blu, osservato anche allo stato selvatico, e l'ara Arlecchino, ibrido invece di ara giallo-blu e di ara aliverdi. Questo invece è osservato solo in cattività. Basta osservare queste due varietà ibride per notare come i colori del piumaggio siano una mescolanza dei colori dei genitori e come non siano così dissimili in alcuni punti dalla livrea dell'ara di Goss. Noi non conosciamo lo stato in cui viveva l'esemplare ucciso da Mr. Odell. Poteva benissimo essere un ibrido naturale, poco probabile, oppure un ibrido nato in cattività, scappato poi dalle gabbie e ritornato allo stato selvatico. Quali sarebbero potuti essere i genitori di questo ibrido? Non si sa, ma verosimilmente avrebbero potuto appartenere alla specie di ara di Cuba, che è appunto nativo di Cuba, che è molto vicino alla Giamaica, e ara Macao o ara giallo-blu, da sempre molto diffusi come animali da compagnia, anche in tempi storici. Sempre partendo da un contesto di cattività, viene alla luce l'ultima soluzione possibile di questo dedalo, forse la più affascinante di tutte quante, il tapirage. Questa in particolare sarebbe anche la soluzione suggerita nel 1985 da uno studioso di nome Wetherby, soluzione che in qualche modo ha decretato per il momento la chiusura del caso di Ara di Goss, almeno fino ad ulteriori sviluppi. Secondo questa teoria, l'esemplare ucciso da Mr. Odell e descritto dal dottor Robinson non sarebbe stato altro che un tapiré realizzato dagli indios partendo da un esemplare di ara di Cuba. So che vi starete chiedendo che diavolo siano un tapirage e un tapiré, e adesso ve lo spiego. Il tapirage è una tecnica etnozoologica tipica di alcune popolazioni di indios dell'America Latina, primi fra tutti i Tupi del Brasile. Secondo questa tecnica sarebbe possibile cambiare il colore delle penne di alcuni uccelli tingendole per creare i copricapi e gli ornamenti tradizionali tipici delle culture precolombiane. Tutto normale fino a qui, giusto? Sbagliato! Perché la particolarità del tapirage è che le piume e le penne di un determinato uccello vengono tinte quando l'animale è ancora in vita. Come? Beh, di sicuro non con vernici colorate e pennelli. No, la tecnica del tapirage è molto più particolare e a tratti sembra quasi uscita da un libro di pozioni e incantesimi magici.
L'addetto Altapirage avrebbe preso un uccello addomesticato, nella maggior parte dei casi un pappagallo, e lo avrebbe spennato in determinati punti del corpo, di solito la coda, le ali o il petto. Una volta rimosse le penne e le piume, sarebbe rimasta esposta la pelle nuda del volatile e i follicoli da cui le piume emergevano. L'addetto Altapirage avrebbe quindi spalmato sulla pelle nuda e sui follicoli irritati del pappagallo spennato un intruglio composto dal veleno e dal sangue di una particolare specie di rana velenosa amazzonica, il Dendrobates tintorius, chiamato anche rana freccia tintora o con il nome indio di Ocopipi. A questo miscuglio di veleno e sangue sarebbero stati aggiunti diversi ingredienti, tra cui le bacche rosse di aciote, pigmenti vegetali e a volte addirittura del grasso animale, ottenuto da pesci, tartarughe, delfini di fiume e perfino coccodrilli. La penna del tapirè, cioè l'animale soggetto al tapirage, sarebbe quindi cresciuta di un altro colore, tendenzialmente giallo o con sfumature gialle. Sul tapirage ci sarebbe davvero da parlare per ore e ore, e se vi interessa possiamo approfondire l'argomento magari in altri video. Che ci azzecca però questa tecnica con il nostro Ara di Goss? Ebbene, secondo l'ultima possibile soluzione al suo mistero, l'ultimo esemplare di Ara di Goss avrebbe potuto essere un tapirè di un'ara di Cuba. In particolare sarebbero state cambiate le penne della fronte, che da rosse sarebbero diventate gialle, e le penne della coda, che da rosse e blu sarebbero diventate rosse con sfumature gialle. Benché il tapirage fosse tipico del Brasile e della Guyana francese, ci sono racconti che riportano che questa tecnica fosse diffusa in tutta l'area caraibica, forse grazie agli estesi traffici commerciali delle tribù caribe, e che spesso fosse anche utilizzato per modificare il piumaggio di alcuni pappagalli e specie di uccelli esotici, per poterli vendere e spacciarli quindi per specie sconosciute, non ancora scoperte e quindi ancora più esotiche. Visto che nel 1500, nel 600 e nel 700 ciò che era esotico e sconosciuto aveva un grande mercato ed era molto richiesto. Secondo molti studiosi la Ara di Goss apparterebbe proprio a questo caso. Questa era l'ultima delle spiegazioni del mistero dell'Ara di Goss. Abbiamo voluto tenere per ultima questa possibilità perché non solo è l'unica su cui siano stati compiuti degli studi, ma è anche di gran lunga la più affascinante e fa riflettere su come un tempo fosse davvero molto difficile descrivere, classificare e preservare una specie vivente, nonostante la presunta ricchezza e varietà di spazi selvaggi e ancora inesplorati. Ovviamente per le ipotesi qui presentate non ci sono delle prove che ne confermino la veridicità. L'unico fatto su cui possiamo essere d'accordo e su cui non c'è alcun dubbio è che l'Ara di Goss oggi non esiste più. Come abbiamo detto precedentemente, tutto quanto è basato su speculazioni a causa della scarsità delle fonti e dell'assenza di reperti. Il mistero dell'Ara perduta probabilmente è destinato a rimanere un segreto, racchiuso tra le verdi montagne della Giamaica e nell'enigmatico sguardo del pappagallo dipinto da Smith, un segreto che i protagonisti di questa vicenda si sono portati nella tomba e che forse mai verrà svelato. Questo è stato il primo video del nuovo format Estinti nei dipinti, una serie che parla di arte e divulgazione naturalistica, analizzando tramite delle storie il ruolo che la pittura e l'arte in generale hanno ricoperto nella divulgazione e nella testimonianza dell'esistenza di alcune specie estinte. Per l'episodio di oggi ho realizzato un'illustrazione dell'Ara di Goss basandomi sugli scritti di Robinson, Goss e Rothschild e sul dipinto di Smith. Quindi ogni video di questo tipo avrà ogni volta un'illustrazione dedicata all'animale di cui parleremo. Quindi preparatevi perché ne arriveranno degli altri. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Conoscevate questa storia? Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti e condividete questo video con i vostri amici. Ricordatevi poi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così che vi possano arrivare le notifiche di quando usciranno dei nuovi video. Mettete mi piace al video e mettete anche mi piace alla nostra pagina di Facebook. Tra l'altro siamo anche presenti su Instagram, ricordate di seguire il nostro profilo per avere ogni volta delle anticipazioni sui nuovi video in uscita. Per oggi è tutto, io sono Simone Zoccante e questo è Diorama Nature.
Thank you.